Matteo Rossi. Bravo Bartolini a spezzare questa iniziativa dell'Urbania. Poi la propria area. Attenzione, nuovo break. Perde palla Bozzi, se ne va Basualdo. Liccardi servito sulla sinistra. Mansur a sinistra, ancora Mansur. Nuovo cross di Mansur. Il pallone era molto interessante. Poi arriva al tiro Basualdo. Minuto. Minuto 9 di quel tipo, a un centimetro dalla linea di porta del Castelfidardo, era da concretizzare. Attenzione al break. È brutto ancora di più il passaggio poi di Stortini. Occhio all'Ancolitana. Bravo Savelli che ha disputato una partita buona, dirigente. Attenzione, il lancio per Ambrosini. Mansur però pasticcia Liccardi, poi Basualdo riconquista la palla a centrocampo, però se lo fa sottrarre dall'Abate. Fraternali cerca di cucire il gioco, ma interviene Basualdo, recupera il pallone, molti palloni recuperati dall'argentino, dal centrocampista argentino dell'Anconitana. Cantucci per Patrignani per quanto riguarda l'Urbania. 17esimo, 2-4 quello dell'Anconitana adesso, con Liccardi. L'attacco di Liccardi, poi Anconitana ancora in possesso palla, Micuto, ma recupera, rientra in possesso di palla il numero 3 dell'Anconitana, tergiversa un po', poi trova Ambrosini, quindi colpo destro di Magnanelli per Basualdo che se ne va nella metà campo avversaria. Incursione di Basualdo, poi incursione in favore dell'Urbania. Urbania che ora attacca a pieno organico, ma c'è il break di Basualdo. Basualdo poi strattonato, questa volta c'è il calcio di punizione. Prova di nuovo sulla sinistra, retrocede verso il pallone a Basualdo. Basualdo cambia fronte, non conquista metri l'azione dell'Anconitana, anzi finalmente ripiega indietro. Il tocco di manovrare con Rossetti, poi Martedì che salta a Fiore, cerca l'incursione, Basualdo lo ferma, ma poi il rinvio di Fiore però chiude il dispositivo difensivo sulla destra con Medici, che invece con il 2 è andato a posizionarsi accanto all'altro centrale Marini. C'è il pressing degli attaccanti del Marina, Basualdo se ne libera con un passaggio laterale verso il colpo. Possa recuperarlo sulla corsa, adesso Basualdo fa sfilare il pallone e serve a destra. Passaggio di Brunelli a liberarsi frettolosamente del pallone e a spedirlo in fallo laterale. Trombetta, palla nel mezzo, il colpo di testa di Basualdo, che adesso esce dall'area con la palla, avvia il contropiede. Domenico che sta salendo di tono in questo finale di gara. Basualdo rallenta le operazioni, poi sceglie, recupera ancora e fa girare palla verso Basualdo. Controllo di Giambuzzi del centro, è un difensore che però può giocare, esatto, a centrocampo. Probabilmente in questo momento a sovrapporsi a Cameruccio, ma Cameruccio la gioca indietro per Basualdo. Basualdo cambia campo e sceglie di servirsi. Si vede dalla falcata che si è allungata e da alcuni errori che sicuramente avrà, se la partita dovesse finire in parità, avrà qualcosa su cui della vigor. In questo caso sì, anche perché Lazzari di prima cerca di innescare le frecce, perché esatto, Dericcoli ancora di più. Altro colpo di tacco di Lazzari a far proseguire proprio Cinotti, poi però Cinotti perde il pallone. Lotta sul settore di sinistra, sulla tre quarti di campo dell'Urbania. Urbania che prova a venire fuori in